Siamo fuori dai mondiali. Siamo fuori dai mondiali. Perché i calciatori nell'82 avevano le facce da metalmeccanici. Adesso hanno le facce da apericena. Siamo fuori dai mondiali perché l'allenatore, dopo il peggior disastro della storia, non è che è andato davanti agli italiani e ha detto scusate mi dimetto. No, l'hanno cacciato. Siamo fuori dai mondiali perché in Italia non si dimette nessuno. Se non c'ha la buona uscita. Siamo fuori dai mondiali perché i ragazzini oggi fanno corsi di yoga comportamentale, bricolage giapponese, tango sperimentale, scrittura creativa, ma non li facciamo scendere sotto casa a giocare a pallone. Eh no, lasciamoli giocare sti ragazzi. Siamo fuori dai mondiali perché con lo stipendio di un calciatore della Juventus ci compriamo il Benevento con tutto lo stadio e ci danno pure i torroncini. Siamo fuori dai mondiali perché nei nostri stati non si vede un cazzo. Poi ci lamentiamo che seminano, ma se non si vede un cazzo che ci vanno a fare lo stadio? A menà, se no. Se no, se ne stavano a casa. La guardavano in televisione, non c'avevano neanche il problema del parcheggio. Siamo fuori dai mondiali perché le squadre italiane sono piene di pippe. Ma non pippe italiane, pippe straniere. Pippe straniere. Perché a noi facciamo così. A noi le pippe più sono straniere più ci piacciono. Abbiamo pure il nordcoreano, quello che ci ha portato razzi. Razzi. Noi siamo fuori dal mondiale perché Razzi è un senatore della Repubblica. Per questo nessuno va più a votare. Perché sono anni che noi votiamo uno e ci ritroviamo un altro. Siamo fuori dal mondiale perché noi mentre guardiamo gli immigrati che arrivano non ci accorgiamo degli italiani giovani che se ne vanno. Guardate che se ne stanno andando tutti. Bravo. Noi siamo fuori dai mondiali perché i marchi italiani ormai sono stranieri. Le macchine, i dolci, le lavatrici, ma pure il caffè espresso è straniero. Tra un po' via la Merkel a cucinarci gli spaghetti. C'era rimasto il pallone? No. No. Non c'è più. Ci restano i debiti. Se facevano i mondiali dei debiti, col cazzo che uscivamo. Lì. No, ma. Ma veramente. Invece dei cross, c'avevamo gli spread, sai i colpi, sai i gol che facevamo? Ma noi siamo fuori dai mondiali perché l'ultimo mondiale vinto l'abbiamo vinto perché Zidane ci ha dato una capocciata. Siamo fuori dai mondiali perché adesso le capocciate se le prendono i giornalisti. Oh, ma avete visto? Ammazza che capocciata, lì ci voleva l'elmo di Scipio. Che poi che cazzo è questo elmo di Scipio? Siamo fuori dai mondiali perché viviamo nel paese più bello del mondo, ma siamo gli unici al mondo che se non se ne sono accorti.